iniziamo a studiare le curve circolari planimetriche. Le curve circolari planimetriche, questi due, possiamo partire con VT', che è il punto di tangenza e poi continuo, e un rettifilo. Vertice della curva, secondo rettifilo, che viene raccordato da una curva circolare. Quindi i due punti di tangenza T' e T', poi l'angolo al vertice, abbiamo già spiegato in un'altra lezione che questo alfa è l'alfa, l'angolo di deviazione che diventa angolo al centro, l'abbiamo spiegato in un'altra lezione, quindi questo è l'angolo al centro, la congiungente il vertice con il centro della curva è la bisettrice, quindi divide quest'angolo, l'alfa, in alfa mezzi, alfa mezzi. Quindi quest'angolo è alfa mezzi. Raggio della curva, la tangente di piccolo, dal punto di tangenza al vertice, la corda di una curva è T', T', questa linea dritta. Lo sviluppo L, che è T', T', così. L è T', T', questo. Poi C, come ho detto, la corda è questa qui. La saetta è BM, cioè la distanza fra il punto medio della curva e il punto medio della corda. Questi sono i sei elementi che caratterizzano una curva. Oltre a questo ci sono un paio di angoli che io vi voglio dimostrare come si ottengono, in modo tale che questi poi rimangano come elementi noti. Vediamo, dobbiamo vedere a quanto equivale quest'angolo qui. L'angolo fra la tangente e la corda. Dobbiamo definire a quanto è uguale. Va bene? Vediamo che quest'angolo VT'O è un angolo retto, perché è l'angolo fra la tangente e la corda, fra la tangente e il lato. Quindi è un angolo retto. Quindi VT'O è un angolo pari a 90 gradi, giusto? VT'O è un angolo pari a 90 gradi ed è pari alla somma di due angoli, questo più questo. Quindi VT'M più MT'O. Va bene, quindi VT'O è uguale a questi due. Se andiamo nel triangolo MT'O, vediamo che la somma di quest'angolo, questo, più alfa mezzi è pari a 90 gradi. Perché? La somma degli angoli. Perché la somma degli angoli acuti, perché questo è retto. No, gli angoli acuti del triangolo T'OM è un triangolo rettangolo. Quindi la somma degli angoli acuti, cioè questo più questo, è pari a 90 gradi. Cioè possiamo dire che 90 gradi è la somma di questi due, cioè alfa mezzi più MT'O. In questo modo noi abbiamo dimostrato che cosa? Perché questo 90 gradi è 90 gradi, MT'O è uguale a MT'O. Abbiamo dimostrato che VT'M è proprio uguale, da qua si deduce che VT'M è uguale ad alfa mezzi. Quindi qua possiamo scrivere alfa mezzi. È chiaro? Quindi adesso da ora in avanti, per definizione, l'angolo fra la tangente e la corda di qualsiasi curva circolare è pari alla metà dell'angolo al centro. Questo rimane come definizione, chiaro? Quindi l'angolo fra la tangente e la corda di una curva circolare è pari alla metà dell'angolo al centro, infatti è alfa mezzi. Quindi qui alfa non c'entra, alfa è alfa.
l'angolo tra la tangente e la corda, questo qui, è pari alla metà dell'angolo tangente, uguale a questo. Seconda cosa che vi dimostro è, congiungiamo B con T primo, perché ci servirà nelle varie formule delle curve. Congiungiamo B con T primo. Chiarito questo prima, e chiarito che l'angolo tra la tangente e la corda è pari alla metà dell'angolo al centro, seguitemi un attimo. Se consideriamo tutta la curva T'B, fate finta che questa non esiste, ma dimentica che la curva è T'B, quant'è l'angolo al centro? Alfa mezzo. Quindi è alfa mezzo. Questa è sempre la tangente alla curva, non è cambiato nulla. Se consideriamo T'B la corda, esatto, sarà alfa. Quest'angolo qui, questo, dove lo metto? Questo è alfa mezzo, questo qua. Quest'angolo è alfa quarti, cioè è la metà dell'angolo al centro. Quindi se la curva è tutta questa di primo B, alfa mezzo è l'angolo al centro, alfa mezzo è l'angolo al centro, allora l'angolo tra la tangente e questa corda è la metà dell'angolo al centro, alfa quarti. Tutto è alfa mezzo, questo è alfa quarti, questo è alfa quarti. E questo volevamo dimostrare. Ci servirà per le varie dimostrazioni che noi faremo. Quindi